Salve a tutti ragazzi e benvenuti su WarPC Ita. Oggi siamo di nuovo qui in compagnia del mio collaboratore Mario. Buonasera Mario. Buonasera bro, buonasera ragazzi. Un attimo che abbasso il volume di Twitch. Buonasera ragazzi. Buonasera ragazzi, io sono Lazday. Questa sera andremo a continuare Resident Evil Revolution, episodio 2. Ok, allora continuiamo dove abbiamo lasciato la scorsa volta. Gli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Abbiamo perso i contatti con Chris e Jesse. Il segnale si è perso sull'oceano. La Queen Zenobia. Proprio su questa nave. Non c'è segno di vita, ma sento che c'è qualcosa. Adesso si allarma. Non mi piace per niente. Dove sei, Chris? Ciao Lino, benvenuto. C'era Lino. Chris, che diavolo è? Oh, magnifico. Merda, è una trappola! È ora che lei conosca la verità, signorina Valentine. Signorina Valentine. Episodio 2. Rallenta, Chris. Mi sta congelando. Lo spero proprio. Jessica. I piedi mi stanno uccidendo. Da qua come sex. Qui indica che il campo è sul versante opposto del picco. Forse è colpa del tempo, ma non riesco a contattare il QG. Non pensavo saremmo rimasti qui per tutto questo tempo. Quando... Vabbè, andiamo, zia. Siamo in mezzo alle montagne. L'aereo! Sì. Merda, è precipitato. Non ci sono rotte commerciali in questa zona. Allora le informazioni sulla Veltro erano giuste. Andiamo. E ora dobbiamo andare per l'aereo. Sì. Ma puoi usare lei? Puoi usare lei? No, no. Okay. Forse farà un po' per uno. Cazzo, nessuno può sopravvivere qua. A questo. A destra mo ci sono oggetti. Sì. Esplora la zona. Dimmi se trovi qualcosa. A destra ci sono oggetti? Sì. Io non li vedo. Con lei, prova a lei. Chiunque l'abbia fatto non era umano. Cosa diavolo trasportavano? È un segnale di rischio biologico. Ho trovato deboli tracce di un virus qui. Chris, pure pensi davvero che sia di nuovo la Veltro? Non saprei. Non credo siano sopravvissuti a Terra Grecia, però... No, fatto. È dietro. È dietro di qua. Ah, ok. Munizioni pistola, ok. Qua c'è qualcos'altro? Qua no, nell'aereo c'è altra cosa. Pure qui vicino, eh. Ma qua. Oh, proiettili. Aspetta, qua dovrebbe starci qualcosa. Cazzo, ho visto, ma è andato. È dietro. Da qua. Cappuccio e fucile. Munizione da pistola. No, qua no, ma
Ok, ma basta. Ah, abbiamo visto già, sì. Sì, no, nell'aereo proprio deve andare. Ok. Ma l'abbiamo già visto. Sì, sì. Guarda qua. Vedi se ti apre la cabina. Vedi se ti apre prima questa cabina, ma. Aspetta, i cast ci sono qua. Ma sto pieno. Vedi se c'è qualcosa che c'ha lui. Forse apparteneva al veltro. Alla veltro. Meglio che usi il Genesis. Ha raccolto il piano di volo. La nota di carico ci darà qualche indizio. Vediamo. Vedi? Erano diretti all'aeroporto di Valcoi nel Mochi. Se è così, questa miniera ci porterà da loro. No. Ma tu da però l'oggetto che hai selezionato, ma. Quale? Ma dove? Vicino ai comandi, vicino ai comandi. No, era un'impronta, Mario. Ah, ah, ok. Jessica, mi serve aiuto! Dai, aspetta, Jessica. Arrivo subito. Ai, Jessica! Lo stare da a Jessica! Fa troppo freddo qui dentro. Dovevi metterti dei vestiti termici. Vuoi che ci scaldiamo? Ehi, hai sentito? No, né niente. Controlla, controlla, non tanto avvicinare sono i lupi. Penso siano infetti. Attenta, Jessica. Visto? È per questo che mi piacciono i giocatori. Oh, portacci. Spara al sedere, io sparo. Io ti consiglio di girarti a piatti. Sembra proprio di sì. Allora la veltro è risorta. Questa cosa. Ha usato il fucile, questa non ha usata proprio. Qualcuno si faccia male. Vabbè, allora che ti gira a fare. Infatti, perché non me la sono messa io la pistola, capito? Non ho direttamente col fucile. Vedi come fa questo. Canzone dove c'erano i cani. Che cazzo ho fatto? Mi sono sbagliato, ho mangiato l'erba. Vabbè, su paziente. C'è un cazzo lì. Poi si è mangiato l'erba, sto stronzo. È pieno di cani, Pieno? Allora mi tocca mettere... infatti, aspetta un attimo. I cagnolini. Qua ci sono pure. Eccolo. Non scendere dopo, vai dall'altra parte. E cazzo, non gli faccio niente. Sì, non scendere, vai dall'altra parte. Ora ce vado. Tanto mi prendo pure le munizioni. Oh, 8 soli. Ah, ne rimangono 2, ok. Stai portando qua, no? Stai portando qua. No! Oh, sta continuando, ma. Basta, vai, fermati qua, fermati qua. Controlla, se no... ti assaliscono, capito? Metto il fucile, questi sono cattivi. E il caffè della Peppina? Te lo bevi la mattina, né col latte né col tè. Cade l'under culo pure te. Vabbè. Ah, spara pure lei. Ah, pure lei spara. Io pensavo non sparava. Tutti i proiettili di fucile quando poi uccidere. Mario, questi con la pistola gli devono da 78 dei colpi per ammazzarli.
Ora te faccio vedere uno, eh. Faccio vedere. Che qua succede a fine del mondo, ma è pieno di cani e saltano pure da sopra. Eccoli. Ecco, arriva. Oh, arrivano. Oh. Avvicino così. Ne più ho più di uno con una botta. Oh, te vi ha sem bene. Giusta. Ti ha sparato. Era ora. Attendo che non sono finiti, Non so, finiti. Non c'è pure le bombe c'avevo qua. Devo capire. Prima o poi le userà. Devo capire come cazzo usarle, capito? Munizioni. Un attimo, Ok. Mi piace più lei. Così era Jill, giusto? Cosa? Resta attenta. Era lei la tua partner prima, giusto? Sì, era la mia partner. Perché me lo chiedi? Niente, Madonna. Era solo una domanda. Sì. Ora vedi. Stai attento. Quando le donne fanno queste domande. Honor pesce. Giusto? Ah, ma vedi se qua ci sono mostri, non scendere. Da qua su. No, no, vabbè, mai. Mo devi scendere da là e escono i mostri. Ma c'è un saltino. Eccolo. Arriva. Mettiamo subito il fucilozzo. Ah, Chris, è arsa, rimane. Ecco, fatto. Non posso fatto. Muovermi. E che gli faccio? Ma che... Oh, eccoli. Agri, mannaggia, Polifemo. Mi copro le palle, le spalle. Maledizione, perché proprio adesso? Ma dove stanno? Ah, eccoli. E che incegoglio. Maledizione, sono troppi. Tienimelo duro. Ah, Chris. Tienilo duro, Chris. E cazzo, stai dicendo, siamo 60, ce ne ho. C'è freddo? Ah, vabbè. No, Chris, sei un coglione, Chris. Io ho tirato una bomba. Fanculo, tiè. Io e il mio bel culetto stiamo arrivando. Io e il mio bel culetto. Ah, ammazziamo tutti noi. Oh, ma quanti siete? Aspettate un attimo. I denti io ho sparato. Questi. Ma perché ce l'avete tutti con me? Aia, aia. Aia. Attento che devo andare. Ma avete rotto le palle. Dai, spara. Ortacci tua. Ma quanti ce ne stanno questi cani? Dai però, zio, usa l'erba. Regaletto, ma mi ammazzo pure a me. Troppo vicina. Troppo vicina. Grazie. Passerà presto. Passerà presto, capito? Scusa, se torno sull'argomento, ma... Quale argomento? Ti fidi di me? Ma la meglio femmina che tu. Ha detto? Niente confronti, mi fido di entrambe. E poi la fiducia si costruisce con i buchi ce l'avete tutte quante, quindi non è proprio. Tu pensi sempre al lavoro, No, se stai a sbagliare, noi pensiamo sempre a un'altra cosa. Non capisce proprio un cavolo, guarda. Noi siamo bravi a nascondere. È Mario che pensa sempre al lavoro.
Sì, sì. Io sono nato stanco, il campo per riposare. Bravo Mario. Vai, vai. Vacce, vacce. Olè. Vai. Francesca, stasera non ci sei? Guarda. Francesco c'ha da fa stasera. È il loro nascondiglio. Ah. Hai visto? Qui è Forkball, mi sentite? Sono Chris. Forte la sento, signore. State bene? Dove siete? L'interferenza ha bloccato i segnali. Siamo all'aeroporto di Valcoyne e Namokki. Diavolo. È una trappola. Che quindi? Ho spedito Jill e Parker nel Mediterraneo su una falsa pista e ora ho perso i contatti. Ecco fatto. Da allora non li ho più sentiti. Ma come? Che succede? Chris, dovresti guardare qui. Guarda, Chris. È impossibile. O'Brien, questo non le piacerà. C'è l'emblema della Veltro. Allora la storia della resurrezione è vera. E se è così, allora... La trappola tesa a Jill e Parker era tutta... Sì, ci metterei la mano sul fuoco. O'Brien, andremo a cercare Jill e Parker. Spero non sia un problema. Niente affatto. Raggiungete il Mediterraneo. Vi terremo informati. Bravo, bravo. Idee su che succeda? Ci penseremo dopo. Dobbiamo muoverci. Hai già finito il capitolo? Boh, non lo so. Sì, ma dobbiamo andare nella barca a cercare Jill. Avanti, avanti, avanti. Cabina privata. Ah, vedi? Oretta. Cosa? Dove? Jill? Parker? Dove sei? Non lo so. In una stanza da qualche parte sulla nave. Dannazione. Quel bastardo ha preso tutte le mie armi. Aspetta che sta puoi a parlare. Puoi contattare il QG? È una mano impegnata. No, le comunicazioni sono fuori uso. Dobbiamo riorganizzarci. Se capisce in è ancora acceso. Beh. Dove mi trovo? Una camera a letto, secondo te dove puoi essere, Gil? Che cazzo ha combinato qua dentro, Gil? Ti ricordi niente? Qua, girati, qua c'è un codice da sbloccare. Aspetta, blocca uscire perché qua... No, non puoi uscire qua, è un enigma. Cos'è questa cosa? È fissata saldamente. Quindi che gli fai? C'è sempre un cacciavite. Non si apre, penso sia bloccata. Ok, dove cazzo prendo il cacciavite io? No, c'è nell'armadio. L'armadio non si apre. Forse sotto il letto? Sotto il letto come ci va? Aspetta, forse devo spingere. Sì. Apri sta porta, va. Che cazzo sta a fa? Ma non ce l'hai la pistola che scannerizza, ma. No. Non mi fa un cazzo, non mi fa tira fuori niente. Tanto per cambiare l'abicesso. È rotto da un bel pezzo. Mario, prima di uscire da casa vado sempre al cesso, ricordati. È piena d'acqua sporca, potrebbe esserci qualcosa sul fondo. Vuoi svuotare? Certo. Abbiamo un bagnetto almeno. Ha raccolto un cacciavite. Io dico no, ma quello che si è fatto è il bagno. Che cazzo c'è stato a fare col cacciavite? Non riesco a capire. Ah, ma a volte serve un cacciavite. Tu lo porti il cacciavite andando a fare il bagnetto? No. Oh, no, oh. Ma che gli faccio questo? Attivata, premere su o giù al momento giusto un attimo prima che un nemico attacchi, ti permetterà di schivare l'attacco. Non è che lo possa ammazzare, devo schivare per forza.
Salve, piacere, Gil. Otte piasse in corpo. Vado un attimo, sei impegnato, mi scusi, non posso fare un cazzo. Prendi questo cacciavite di merda. Eccolo, ecco. A me dice la mappetta 3D, non l'abbiamo vista. Sì, ma c'hai pure il cacciavite, ma... Vedo, ma se non mi dici usa, che cazzo ci faccio io col cacciavite? Balla a chiudere nel bagno a questo, va, vai nel bagno, balla a chiudere nel bagno. Un culo. Oh, bello del zio. Muovi, muovi, muovi. Le piasse in corpo. Aspetta, mi curo una... No, ma... Venga, venga. Poi? Aprigli la porta. Ma si apre da solo, no? Ti pare che non è capace? Sì, vabbè, poi apre la porta per venire da te. Scusa, la cacca non lo fa lui. Vieni qua. Ma che mi si richiude? Ma che cazzo di porte c'avete? Quelle automatiche. A casa mia non si chiude solo la porta del bagno. Fai come ti ha detto, dai, schivata, tic tac. Aspetta, aspetta, aspetta. È inutile che vai nel bagno, ma... Il problema sai che c'è, Mario? Che come cazzo lo apro col cacciavite quel coso quando mi dà tempo, sto stronzo? Schivata! Oh, okay, così? È morto, va. Ah, è morto così? Ok. È rimasto folgorato nella TV. Perfetto. Deve allineare... Andiamo se sbriga. Oh. Questo scendilo giù. Devi fare quelle già colorate, ma quelle già colorate. No, no. Questo. Ah. I colorati, quelli che sono già accesi. E questo qua. Okay. È il triangolo. Eccolo se sta risvegliate, possino caricate, sbrigate. Triangolo, no? Munizioni pistola, ma... Non ho la pistola. Ah, va, ma che cazzo gli faccio che non c'ho niente? Oh, porca puttana, ma la mia pistola... Dove sta la mia pistola? Non si basta, non si fa un cazzo. Un'altra schivata con questa e vai dall'altra parte, va. Sì, ma... Vai, ma che sei incantato, va. Sì, sta incantato, var de palle, sta incantato. Gil, non puoi combattere senza un'arma. Ma va? Cerca di schivarmi. Ma ce l'ho dato di lui, io. Tronzo vai forte, qua, amico. Vai qua, prima. E mo ti porta sull'Andrione, se non è. Ah, mi hai portato sta pistola, Mario. Sta... porca puttana. Ah, se n'è andato di là. Vai. Che è qua? Fatto... Vado a sinistra? Sì. Dove cazzo sta? Andiamo dentro la camera. Vai, no. Camera da letto. Vai. Oh, attenzione, fucile. E pialo. Un fucile mi farebbe comodo. C'è un foro dove inserire qualcosa. E che cazzo ci inserisco dentro? Uccello di Gil, ci inserisco. La passera, magari. Ma sotto il letto non c'è nulla. Qualcosa di inquietante in quelle onde. Sotto il letto, ancora questo letto. Sta in fissa questo sotto il letto, Teo. No. Ma non no, si abbassa no. Neanche, cioè. Devo tornare indietro, ma c'è sta quel coso brutto. Te frega, schivalo. No, vai dritto, va. Vai dritto, corri. Mi piace bene. I lumagoni. Non sta pistola del cazzo. Dammi la mia arma. Maledetto. Ah, fangulo pure te. Oh, che cazzo si sta a mangiare questo qua? State un attimo, vai dall'altra parte. Vai dall'altra parte. Io faccio il giro di qua e scappo velocemente. Devo spingere. Spingilo. E spingi. E dai. Ange sta Nugaz. Ecco l'Andrione. Guarda giù. Guarda quando c'è bello. Ma qua. Ma se riesci ad aprire quella porta. Ma non credo. Ma quale questa guarda, principale che vedo subito qua? Guarda dietro di te. Qua sto quadro. Vedi se c'è qualcosa.
No, non c'è un cazzo. No. Ok, continua di là. Là, là c'è sta un altro quadro, c'è qualcosa però. Cioè c'è qualcosa, sta un po' peccadè, diciamo, come se ci fosse una cosa sotto. No. Che è sto fumo strano? Ma questo è gas tossico. Ah, è andato. Eccolo, è arrivato. Dammi la pistola. Dammi sta pistola. È una nave piena di armi bioorganiche. Ok, dobbiamo recuperare le nostre armi. Le ho viste mentre venivo qui, ma non riuscivo a raggiungerle. Dovrai aiutarmi a prenderle. Andrà tutto bene se collaboreremo. Un po' stronzo sto Jill. Faccia, va, faccia che se no lo perdi. Ma come lo perdo? Vai, scorre. Quando cazzo sta? Appunto, corri, corri. Eccolo, eccolo. Aspetta, scusa, ci sono altre creature qui. No, di qua. Ho trovato questa però. Può servire? Sì, potrebbe essere quella giusta. Lo dici tu. Quindi? Apri questa porta. Questa non la posso aprire, apri quest'altra. Ah. Attento, ma c'è pieno qua, eh. E qua, di qua. Il problema è che gli devo lanciare sta bomba, ma ci sta una a destra e una a sinistra. Oh, oh, oh. Scusate, schivata, 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 schivata. Bravo, 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 corri, corri. Le armi sono poco più avanti. Fa presto. Fa presto, lo fa tutto io, insomma. Altro cagazzi di qua e del latte possino. Comunque, portacci tua. Non c'ho più nemmeno l'erbetta, attenzione. Oh, eccola. Oh, oh. Via. Ma sta a giocare rugby. Qua, qua. Qua è chiusa. Qua c'è sta... Accessori. Ho trovato le nostre armi, sono qui dentro. Ma dove cazzo stanno? Oh. Nel box, nel box. Guarda quanti armi, guarda, guarda. Via tutta, no. Avete recuperato l'equipaggiamento rubato. No, figlia, vai nel box, vai nel box. Questo? X per cambiare schermata e cambiare o equipaggiare gli accessori di, di modifica. X. Accessorio di modifica danno 1, l'inventario delle armi. Ok, abbiamo già messo un accessorio a un'arma. Abbiamo solo la pistola. Ma qua funziona come Resident Evil, il vecchio tipo con le tasse. Sì. Guarda in alto, ma guarda in alto. C'è un cazzo. Me se c'è qualcosa qua. Ecco che c'è, vedi. Inizio di pistola, so pieno, quindi. Vabbè. Vabbè, torniamo indietro. L'equipaggiamento ce l'abbiamo. E ora? Ora contattiamo il quartier generale e spieghiamo la situazione. Forse sul ponte riusciremo a comunicare. Andiamo. Vediate il fucile. No, uso un po'. Il fucile non ce l'ho, ma. Aspetta, fammi andare via sta roba. No, no. Aspetta, voglio riviare i colpi, ce l'ho qua, aspetta. Ok. Cannerizza, ma. Questa è la stanza in cui ero chiuso. Vedi sotto il letto come ti quel tizio con la maschera mano. Di gas. Anche il gioco sta giocando. Più niente. Controlla l'armadio. Controlla l'armadio. Sì. Non mo apre però, ma. Ok. No, 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 è inutile. Un altro cesso. Qua non è quello dove ci siamo stati già. Dobbiamo tornare indietro. Guarda la mappa, no? È chiusa, sì. Possiamo fare, sta porta qua ma è chiusa. Prova.
è chiusa. Poi dica rossa. Ah. Oh. Ammazzato. Oh, corro. Parli fuori e scannerizza qui dentro, ma parli fuori. Sicuro? Sì, sì, scannerizza qui dentro. Ah, lui gli sta sparando. Che cazzo esci dalla lingua dei fuori? Ma che c'ha? Ambedio! Oh, ma quanti sei? Devo... Ma... Aspetta, aspetta! Lo fai apposta! Ma... Sta buono! Da, scannerizza, guardate se... Scannerizza pure qua... E mo su queste... Scappare, controlla. Ok, andiamo. La mazza non ci sta. Aie. Oh. Ah, bomba, bomba. Pipi. Oh. Tre giorni. Morti tutti. Ancora sono morti. No, no, no. E spara al sedere. Stanno a ridere. Perché ti dà oggetto, capito? Andiamo. Mi ha dato qualcosa. No, è qua per terra che fa rumore strano. Non c'è niente. Prova questa qua a destra se si apre, mo. Chiusa, c'è un lettore di schede. Manca il lettore di schede. Aspetta. No. Beh, prima non potevo vedere sti perché non c'avevo la cosa. Oh, kit di modifica. Però le posso modificare solo quando c'è sta il banco. Deve andare dietro, ma. Dannazione, queste cose sono dappertutto. Cannereggia. Ne vedo tutta la stanza. Dai, che cazzo fai? Qua niente. Un cazzo. Niente. Ecco. Ok, munizioni di pistola. No. Andiamo su. Giù porte non ce ne sono. Dietro. No, c'è sta questa qua, sto cancello, ma c'è una chiave. Ancora, no. Qua andiamo proprio a coppa della nave. Ma ci andiamo dopo. Andiamo là su, quindi. Che qua non si apre. Quello che non riesco a capire, io mi ho preso delle bombe a mano. E so queste, vedi? Come faccio a equipaggiare? Fa la selezione rapida, non si può qua. Sto cercando di capire come si fa. Ma io arrivo subito. Sì. Vabbè. Attendo che mo che vai. Ecco qua, piatti questa. E vai piano. Bomba a mano. Uno è un oggetto, ma l'ha dato. Vabbè. Ah. Canzone finita. Oh, un altro mostraccio, che cazzo.
L'ho scansionato. Fatto quello, quindi possiamo andare qua. Cannerizza qui dentro. No, sta vedendo là, se andiamo di là torniamo, scusa, eh. No, no, vai qua che ti pigli il fucile. Ah, ok. Cannerizza. E che ci metto, Mario? Cannerizza. Ah, vabbè. A parte ne dio questo intanto. Vado al cazzo tu. Non c'è niente qua. Vabbè, ti serve un oggetto rotondo, là. Ma va? Ok, là, va. Esci da sta stanza. È inutile che stai qui dentro. Eh sì, l'ho detto io. Vai a per la stanza dritta. Dovresti potenziare qua. No, no, posso potenziare solo quando trovo. Vediamo se ci stanno cose. No, qua no. Poi ci siamo venuti, quindi stiamo a tornare indietro, sì, sì. Così. No, 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 aspetta, aspetta. Vedi che ci deve essere il mostro, ma qua... Questi l'ho ammazzati, Mario. L'ho ammazzati già. Scannerizza la stanza, però. Ho scannerizzato già tutto prima. Ah, ok, 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 ok. Però mi sembra che sta tornando indietro così, eh. Eh sì. Vedi? Noi siamo venuti da qua. E poi siamo venuti qua, quindi stiamo tornando indietro. Eh sì. Un attimo t'ho lasciato. No, no, te l'ho detto, tu torna indietro invece. È il discorso che poi qua. Io come esco da qua dentro, scusa, eh? No, da qua, ma no, da qua. E da dove? Dietro di te. Mamma, ma sta a guardare la mappa, eh? Che qua, ma è qua? Ah. Che dice? C'è una cassaforte con lettore di schede. E noi la scheda non l'abbiamo. Quindi? Continuare qua. È per forza. Ah, che palle. Oh. Però mo questo. Sì, tua. Gira a destra, a sinistra. Aspetta, fammi ammazzare sto cazzo. Questa bomba non ce l'ha invece di questo. Ho ammazzato pure a lui, vabbè, non fa niente, tanto non conta un cazzo. No, 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 c'è di più, vabbè, ci hanno detto quando. Ma vai a sta porta a sinistra, no? Sì. Porta a sinistra dietro di te. Aspetta un attimo. Questa. No,
culo, sto sparando troppi. Sto sparando troppi colpi inutilmente. No, gira. Ha un oggetto, però. Perché non muovo dall'oggetto? Dice che ha un oggetto, vedi? Ah. Sta qua dietro. Questa pure che è chiusa. Boh. Ma girati, girati, girati che ti sei saltato un pezzo. Apri e vai dritto. In questa porta a destra, vedi? Che devi scendere. A me sembra che ci sono uscito da qua. È un cesso. Sempre ai cessi, ma... Oh, l'erbetta, oh. Che fai, te ne privi? No. Scannerizzo, là. Oh! Eccoli! Che cazzo sei incastrato nella porta? Non c'ho più i colpi. Fanculo. Non fa niente, Gil, né niente, poi ti abitui. Ho più i colpi, porco dinci. Andiamo, ce ne va. Venuto qua perché fa? Per piano erbetta del cazzo. Ma vai qua dritto, no, 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 qua, no. Oh, qua dritto. Ma tu dai, io ti dico dritto e tu mi giri a destra, qua. Guarda se mi fai tornare indietro, porco dinci, d'oro del banno. No, no, no. Sto a tornare indietro. O capro che non ce l'ha. Ma, e spara qua. E spara qua, porco, t'ho detto io. Guardi i proiettili. Aspetta, aspetta, fammi vedere se c'è sta qualcosa qua. No, corro per... Hai già guardato. Boh. Oh, ecco i proiettili. Te l'ho detto. Perché non mi ascolti mai, Mario? Quando io ti dico le cose. Vai a guardare se... ti apre quella porta, ti dico vai a destra e vai a sinistra, questa dici? Vedi che c'è un numero, un timone di 303. Ecco l'ascensore. Ascensore, hai chiamato l'ascensore? No? Scegli il piano, ponte di comando o cabine inferiori? Ponte di comando? Vai come vuoi, tanto devi fare tutte e due. No, mi ha detto di andare al ponte di comando. E allora andiamo al ponte di comando. Guarda là che bel marsupio che c'ha. Chi l'ha scocciato questa cosa? Oggetto per terra c'era. Ma che oggetto per terra che era il coso era? Oh, questi ci servono. Gili, sempre a mezzo ai coglioni sta io. Mo stai andando alla cabina centrale che devi attivare una cosa. Ah. Poi scendiamo giù. Oh. Li proiettili. Infatti il fucile non ce l'ho ancora. Oh, buono. Ma sto riuscendo? No, non sto riuscendo. Ce l'ha, c'è. Sono sul ponte. E sul ponte. Ah, hai due uscite, mo d'andà. Oh, nelle sue palle c'è l'oggetto. No, è dietro, sta dall'altra parte. Cazzo, sempre in mezzo sta. Una bomba a mano. Vedi. Chiama. Hai raccolto un porta munizioni da pistola. Ok, possiamo prendere più munizioni. Sì. Importante quella. Importantissimo. Ecco. Controlli i tasti. Troppo lontano. Pronta trovata. Controlla qua, no. Ecco, vedi. Il sistema di comunicazione è fuori uso. Non possiamo cambiare rotta. Stiamo andando alla deriva. È successo da poco. Il colpevole non può essere lontano. No, vai in bordo. Aia. Ecco qua. Ecco qua.
Non dirmi che era il rimorchiatore. Merda, siamo bloccati. Jill! Yeah. Boh. Vedi. Fermo, getta l'arma. Getta la tua. Parker. Questo è fatto. Che diavolo sei? Ecco fatto. Nel prossimo capitolo. Resident Evil Revelation. Doppio mistero. Che dici Mario, ci vogliamo fermare? È come vuoi, bro. Per me è indifferente. Ok, fermiamoci qui. Ok ragazzi, per questa sera è tutto, abbiamo fatto un altro episodio, questi giorni continueremo gli altri episodi fino alla fine, quindi che dire, vi ringrazio per aver visto la live, ci vediamo prossimamente sul canale Twitch e su altri social, quindi ci vediamo prossimamente, vi saluto, vi ringrazio, alla prossima, ciao! Buonanotte ragazzi!